Benvenuti, benvenuti ad Arte Rivista, ultima edizione settimanale condotta sempre da me, da Gabriele Boni e da Francesca Grazioli. E Benvenuti, bentornata a te Gabriele. Francesca, ci parlerà di Biennale di Venezia, Biennale giusto? di Venezia, sì. Pochi giorni fa Cecilia Alemani, curatrice del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2017, ha finalmente scelto gli artisti che parteciperanno all'evento e saranno Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Asnibei. Dopo anni di collettive, ora i curatori sono tornati a scegliere gli artisti. Una scelta chiara e definita. I dettagli, recita il comunicato stampa, saranno forniti nei prossimi mesi. E rimaniamo a Venezia, dove Luca Massimo Barbero torna a occuparsi di Tancredi alla Peggy Guggenheim Collection, dopo la mostra di Feltre del 2011. Con oltre 90 opere si tratta di un'attesa retrospettiva che sancisce il grande ritorno a Venezia di Tancredi Parmegiani, tra gli interpreti più originali e intensi nella scena artistica italiana della seconda metà del Novecento. La mostra è visitabile fino al 13 marzo 2017 e approfondisce il rapporto dell'artista con Venezia e naturalmente con Peggy Guggenheim, la sua principale mentore. Come dichiarò lei stessa, Tancredi fu l'unico artista dopo Pollock con cui stipulò un contratto. Sentiamo il curatore come ha descritto l'evento ai giornalisti di Art Tribune. Tancredi Parmegiani torna non solo come grande pittore italiano del secondo dopoguerra a Venezia, ma torna effettivamente a Cavenier dei Leoni, dove è stato protégé di Peggy Guggenheim dal 1952. Peggy dice: "Ho fatto un'eccezione, l'unica eccezione dopo Pollock, e ho fatto un contratto al giovane Tancredi, il pittore italiano più importante e migliore dopo i futuristi." Questa mostra, la Peggy Guggenheim, è effettivamente il ritorno di un mito nella città che lo ha lanciato, sotto gli occhi di quello che è accaduto in questa casa, dove ha avuto lo studio dal 52 al 55, ma soprattutto è una mostra che parla del suo modo di dipingere la pittura, di essere un disegnatore nato, di essere letteralmente posseduto, dannato in un qualche modo bellissimo, pittore italiano dalla pittura. Questo è un po' il racconto di Tancredi. Le prime sale, quindi, parlano della sua capacità di essere un grande disegnatore. Gli amici, i primi autoritratti, l'idea del rapporto che Tancredi ha con lo specchio. Poi, piano piano, il suo alfabeto. Natura uguale spazio, scrive Tancredi. Ho capito che l'elemento più piccolo, più utile, più straordinario per rappresentare la natura è un punto. E allora qui, in collezione Guggenheim, abbiamo delle sale in cui i dipinti sono di nuovo puntinismo e, quando scrive, lo spazio è tondo, curvo, l'amore che Tancredi prova nel suo aggiornamento velocissimo sia per Pollock ma soprattutto per Mondrian. Matura un suo linguaggio personalissimo e rappresenta Venezia come se fosse un respiro, come se fosse un soffio, quindi una pittura vera, senza infingimenti. E questo è un po' il racconto della mostra. Sembrano tanti pittori, ma in realtà è la parabola meravigliosa di Tancredi che dipinge fino alle atmosfere di Venezia. C'è una sala dedicata alle atmosfere di Venezia fino a quando incontra Tove Dickinson, la moglie, una giovane pittrice norvegese, che lo porta in Svezia e in Norvegia. Da lì nasce l'utilizzo del verde. Venezia è un sogno, è dimenticata e piano piano con i viaggi a Parigi, l'amore per la contestazione, la lettura di Sartre, l'esistenzialismo, le guerre di Indocina, le guerre di Algeria, il Vietnam entrano nella sua pittura e l'ultima parte della mostra è proprio intorno a questa follia dell'uomo. Ci sono i tre dipinti di Hiroshima, come degli stati d'animo boccioniani, con dei fantasmi sospesi, con un campo meraviglioso. C'è la natura che entra nelle case. Tancredi dirà: "Ho sempre dipinto la natura, penso alle sue primavere, penso alle sue Venezie, penso alle sue serre, ai suoi papaveri, per portare natura nelle case." L'ultima sala è proprio dedicata a questa natura, a questi fiori, a questi diari paesani che sono memori in fondo dei grandi viaggi, delle passeggiate dell'infanzia nelle colline, nelle montagne. In primavera lui scrive e dice: "Ricordate la mattina su,
per le montagne, l'aria tersa. La mostra chiude con una grande lucidità, quella stessa lucidità fatta di fiori, di globi colorati, che lo porterà a finire 37enne la sua vita ed entrare nel mito. E la storia del mito, in questa mostra straordinaria, curiosissima, completamente nuova, sicuramente pensata per le nuove generazioni, ma è anche la storia di un grande pittore italiano. E sempre a Venezia, presso la Fondazione Giorgio Cini, è stato inaugurato gli scorsi 24 e 25 novembre il progetto Picasso Méditerranée, ospitando nella splendida cornice del Cenacolo Palladiano il convegno internazionale di studi su Pablo Picasso. Un intenso programma di mostre, pubblicazioni e conferenze che puntano a esaminare il legame esistente fra Picasso e la cultura mediterranea, indagando come i suoi numerosi viaggi abbiano contribuito a influenzare nella formazione, lo sguardo e l'immaginario. È sempre a Picasso, è dedicata a Picasso Images, le opere, l'artista e il personaggio, la mostra alla Rapacis di Roma che ripercorre la biografia dell'artista in 200 scatti fotografici. L'esposizione, curata da Violette Andrés e Anne de Monderard, è visibile fino al 19 di febbraio 2017 e ricostruisce in maniera esaustiva il rapporto dell'artista con la fotografia, dai primi tentativi di utilizzo e lavori a quattro mani con fotografi d'avanguardia come Brassai e Amar. Andiamo a sentire una spiegazione di una delle opere più famose di Pablo Picasso, ovvero la Guernica. Più che un quadro, Guernica è una notizia, oltre che una condanna. È la rappresentazione del massacro avvenuto nella cittadina basca di Guernica nel 1937, durante la guerra civile spagnola, ed è allo stesso tempo una dichiarazione definitiva contro ogni guerra. Otto personaggi, tra uomini e animali, sono i protagonisti di una sequenza di panico e dolori assoluti. Da sinistra vi compaiono una donna piangente che sorregge un bambino morto tra le braccia, un toro, un soldato riverso che reca una spada spezzata e un fiore, mentre sopra di lui nitrisce un cavallo, una donna che si sporge da una finestra e reca un lume a petrolio in alto, proprio al centro della scena, una donna che corre in avanti, infine una donna assediata dalle fiamme che urla con le braccia alzate. Non ci sono nemici, bombe, antagonisti, ci sono solo vittime in preda al dolore e alla paura. Picasso è riuscito, senza colori, a raccontare il calore infernale di case incendiate, l'abbaglio della luce elettrica in un interno allucinante, ma anche la densità della paura, il desiderio di fuga, lo strazio di una moderna strage degli innocenti. E passiamo alla nostra rubrica letteraria con La vita che si ama del cantante, scrittore e professore Roberto Vecchioni. Una quasi autobiografia più una raccolta di 9 brani scritti negli anni per i suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo ed Edoardo. Un viaggio che indaga la bellezza e la difficoltà di essere padre, diviso tra la grandezza della malinconia e la sapienza della felicità. È inutile chiedersi che cosa sia la felicità o come fare a raggiungerla, spiega l'autore nella lettera che apre questo libro. La felicità non è una questione di istanti, ma una presenza costante che corre parallela a noi. Il problema è saperla intravedere, imparando a non farci abbagliare. E per la proposta cinematografica di oggi vi presentiamo Yo-Yo Ma e i musicisti della Via della Seta, un film documentario di Morgan Neville che racconta la storia del violoncellista Yo-Yo Ma e del Silk Road Ensemble, uno straordinario collettivo di musicisti internazionali riunito per celebrare il potere della musica di abbattere i confini geografici. Andiamo a vedere il trailer. La motivazione più forte che la musica e la cultura hanno è quella di darci un senso. Siamo partiti da un'idea, un gruppo di musicisti che si uniscono per vedere cosa succede quando si incontrano persone nuove. Siamo andati a Venezia, Istanbul, in Asia centrale, Cina e Mongolia, alla ricerca di talenti incredibili. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo. Sapevo che sarebbe stata una bella sfida. Fare arte è aprirsi alla possibilità. La possibilità dà speranza. A tutti serve speranza.
La sfida è mantenere vive le proprie radici. Abbiamo trovato un nuovo modo di concepire e creare la musica. Non esiste Oriente e Occidente. La Terra è un globo. Non parliamo un perfetto inglese, cinese o persiano, ma parliamo un linguaggio musicale perfetto. A Firenze un ciclo di 11 incontri gratuiti intitolato Profili di artisti nei monumenti dell'Opera di Santa Maria del Fiore punta a una ricognizione antologica tra i monumenti del Duomo di Firenze e gli artisti che misero il loro talento al servizio della città. Il progetto, a cura di Francesco Gurrieri e Bruno Santi, vede come protagonisti dei dibattiti Giotto, Brunelleschi, Donatello e Vasari. L'appuntamento è per tutti martedì fino al 28 febbraio 2017 alle ore 17 presso il Centro Arte e Cultura a Firenze con ingresso gratuito. E sempre a Firenze, nella chiesa di Santa Croce, è stata ricollocata l'ultima cena di Giorgio Vasari. Si tratta di opera che è stata gravemente danneggiata durante l'alluvione del novembre del 1966 e l'opera è stata sottoposta ad un lungo, lunghissimo restauro realizzato con successo dall'opificio delle pietre dure. Determinante per la salvaguardia, oltre alle competenze dei restauratori, è stato il sostegno di Prada e della Getty Foundation che hanno finanziato i lavori. Andiamo a sentire meglio le dinamiche dell'evento attraverso il servizio di Euronews. A 50 anni esatti dall'alluvione che mise in ginocchio Firenze, una delle opere più importanti e più danneggiate, l'ultima cena di Giorgio Vasari, ha fatto ritorno al luogo in cui si trovava allora la Basilica di Santa Croce. Finora si trovava all'opificio delle pietre dure, dove era stata mostrata un paio d'anni fa, a restauro praticamente completato. All'evento ha preso parte a sorpresa anche Matteo Renzi, inizialmente non previsto dal programma. Il capo del governo a Firenze per partecipare alla Leopolda del PD e per firmare anche il patto tra Comune Fiorentino e governo ha ringraziato gli angeli del fango, i volontari che vennero da ogni parte d'Italia e non solo per aiutare a salvare l'immenso patrimonio artistico fiorentino. C'era anche questa docente olandese di storia dell'arte. Eravamo continuamente impegnati nell'asciugatura di carte, libri, volumi antichi, ma ho anche ripulito delle sculture. Anche nella cripta di Santa Croce era pieno di gasolio, racconta. Nell'alluvione morirono 47 persone, 35 nella sola provincia di Firenze, migliaia gli sfollati. Alle celebrazioni del 50esimo ha preso parte anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato del passato per parlare del presente e del futuro. Insieme ce la faremo, ha detto, rivolgendosi ai terremotati. E dal 22 novembre un programma di iniziative festeggerà i primi 15 anni di attività del Museo Diocesano di Milano, nato nel 2001 per volontà del cardinale Carlo Maria Martini. Le celebrazioni saranno inaugurate insieme al nuovo complesso museale dei chiostri di Sant'Eustorgio, che ricondurrà ad una sola entità Museo Diocesano, Museo e Basilica di Sant'Eustorgio e Cappella Portinari. Grazie allo straordinario prestito delle Gallerie degli Uffizi, per l'occasione sarà esposta fino al 5 febbraio l'Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer, dipinto realizzato dal maestro dopo il suo primo soggiorno italiano. Chiudiamo questa edizione del telegiornale con il tweet del ministro Dario Franceschini, che ha voluto celebrare il grande successo del programma di valorizzazione del sito di Pompei. Il tweet recita: per la prima volta nella storia Pompei supera i 3 milioni di visitatori e siamo solo all'8 di novembre. Le domeniche gratuite al museo, il miglioramento dei servizi di accoglienza, una crescente attenzione alla comunicazione e buone strategie politiche hanno contribuito a fare arrivare l'area archeologica alle spalle del Colosseo nella classifica dei siti più frequentati d'Italia nel 2016. E per questa edizione era tutto, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo te Gabriele. A te Francesca. E vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci. Arrivederci.